Dottor Battisti, 350 milioni di viaggiatori in 10 anni. L'alta velocità italiana è stata davvero un grande successo per tutto il paese, non solo per il gruppo FS. Ha segnato una svolta importantissima nel sistema logistico del paese, ha avuto un impatto enorme anche dal punto di vista economico, ha cambiato le abitudini delle persone, ha sviluppato maggiormente il turismo, un po' un biglietto da visita del paese a livello internazionale. L'alta velocità è anche un modello che sta per essere esportato all'estero, perché è davvero un modello vincente, quindi. Sì, abbiamo avuto l'aggiudicazione sul mercato spagnolo per gestire l'alta velocità in Spagna proprio nei giorni scorsi. Avvieremo lunedì prossimo, non è l'alta velocità, ma i servizi intercity sulla West Coast a Londra. Ma in realtà siamo presenti su tantissimi mercati, non solo con la nostra capacità trasportistica, ma anche con la nostra capacità ingegneristica. Non meno importante l'aspetto della sostenibilità ambientale. Sì, la sostenibilità ambientale è uno degli aspetti sui quali siamo maggiormente focalizzati, ma c'è anche la sostenibilità, che è quella economica, ma anche una grande responsabilità sociale.